Proseguiamo con i nostri ragionamenti sulla fiducia, su come si coltiva, e lo facciamo con una sportiva e con noi Franca Fiacconi, che ringraziamo per condividere queste riflessioni nel nostro convivio. È importante ragionare con chi si è impegnato in uno sport individuale, su chi insomma è abituato a contare sulla propria forza, sulla propria capacità di restare concentrato sull'obiettivo. I grandi successi si costruiscono con un grande allenamento ed è così che Franca è l'unica donna italiana ad aver vinto la maratona di New York. Quindi grazie Franca, benvenuta al nostro convivio. Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato. Sì, buongiorno. Ecco, adesso questo nostro maestro, no, con cui ci siamo collegati solo in questa forma perché non abbiamo voluto rischiare la fortuna di fare un collegamento in diretta in questo momento dal Giappone stamattina italiana. E toccava un punto chiave, secondo me, rispetto a quello che può essere un punto di partenza per la narrazione che lei ci può fare. È la questione dello stile di vita, cioè credo che valga per ogni persona, per un manager, per un atleta, per un qualsiasi, per ogni cittadino. Cioè, non è che si è manager o atleti solo in un momento della vita. Nel mondo aziendale si tende a dire che esiste un equilibrio tra questo work-life balance, come se il lavoro fosse qualcosa che non fa parte della vita. Invece, essere se stessi credo che sia, ma adesso ci dica lei, essere se stessi in ogni momento della propria vita, cioè l'allenamento fa parte della vita, l'allenamento è fisico e mentale e non si può essere solo atleti in un momento in cui così comincia una gara o si dedicano 4 ore al giorno all'allenamento. Credo che sia così, glielo chiedo, ma perché questo vale per ogni cittadino, per ogni manager e per ogni lavoratore. Allora, certamente io sono pienamente d'accordo con quello che lei sta dicendo. Io posso parlare della mia esperienza, che Sì, in giusto, ognuno deve parlare della effetti. propria, quindi non le chiediamo di fare analogie, ma ecco. Sì, però diciamo, le analogie ci sono, perché diciamo, i risultati che ottiene un atleta o un campione, nella fattispecie, sono legati ad un certo impegno, cioè bisogna lavorare duro per ottenere certi risultati. Io posso dire che, avendo tra l'altro fatto per una vita una specialità abbastanza dura come la maratona, che è una gara che rappresenta un po' in maniera metaforica quello che è la vita, cioè devi impegnarti con te stesso, devi lavorare duro, devi rinunciare. Apro una parentesi, anche molto volentieri perché è una cosa che ti piace fare, devi rinunciare a tante cose, ma quella è la tua vita. Io in effetti sono sempre stata atleta H24, io non mi sono mai dimenticata anche fuori dagli allenamenti che dovevo essere un atleta anche in altri contesti, ma come mentalità. Perché? Nello sport, e questo diciamo è un grande insegnamento che poi si può applicare dopo quando uno finisce la carriera nel mondo del lavoro. Nello sport non ti devi mai dimenticare che devi comunque, per essere ai massimi livelli, dato che chiedi molto dal tuo fisico e anche dalla tua mente, devi comunque condurre una vita di un certo tipo. Ad esempio, lo sportivo non può permettersi di dire ok, mi alleno 8 ore al giorno, le restanti ore vado in giro a stancarmi, a bere, a mangiare. L'atleta è proprio quello che diciamo, è un esempio calzante, perché soprattutto l'atleta del mio sport, perché si chiede veramente tanto al fisico, bisogna essere atleti anche quando si decide l'orario in cui si deve andare a dormire,
si decide quello che bisogna mangiare, si decide quello che bisogna fare durante il tempo libero. Quindi questo è uno stile di vita che effettivamente ti fa vivere in una certa maniera e poi sicuramente la ritrovi quando, finita la carriera, come nel mio caso, ti immergi nel mondo del lavoro. Io lavoro sempre nell'ambito sportivo, però applico semplicemente quello che io ho sempre fatto nella mia vita di atleta, lo applico al mondo del lavoro, quindi l'impegno, la serietà, il piacere di fare una cosa di lavorare per una cosa che abbiamo voluto, che ci piace. Certo, il mondo ideale sarebbe quello, diciamo, di fare tutti un lavoro che ci appassiona, come magari nel mio caso, e che ci piace, però io penso sempre che le cose bisogna volerle fortemente. Io per ottenere i risultati che ho ottenuto nello sport, devo dire che l'ho voluto fortemente. Tra l'altro, pur essendo uno sport individuale, tu sei solo in gara, ma il lavoro che si fa prima, ovviamente, hai delle persone intorno, hai un team che ti sostiene e ti aiuta, diciamo, ad ottenere i risultati. Poi, ovviamente, e quindi il lavoro grosso, anche quello in team, si fa prima per arrivare al momento della gara e quindi ai massimi livelli, con la massima preparazione, che è quello che poi ti dà la fiducia in te stesso. Io, se vado in gara e non sono preparato, o anche può essere anche un esame universitario, un colloquio di lavoro, o comunque se non si è preparati e si ha la consapevolezza di non essere preparati, è ovvio che la fiducia viene un po' a mancare. Poi si possono aprire tanti discorsi, perché una persona che ha acquisito comunque una certa fiducia nel tempo, anche se non è molto preparato, si appoggia all'esperienza, alle strategie che ha acquisito, e quindi comunque la fiducia in se stessi comunque va costruita. Poi c'è anche il carattere, ma insomma, di base va molto costruita, ecco, dal mio punto di vista. Sì, ecco, c'è un aspetto su cui credo che lei possa dirci qualcosa di più. L'ha accennata adesso, diciamo, l'area del piacere, del desiderio, cioè abbiamo sottolineato anche proprio l'aspetto di impegno, di concentrazione, di fatica, di essere sempre pienamente, diciamo così, nel ruolo, no? Ma in qualche modo, poi dopo lei già ha detto, è una cosa che si fa anche per passione. Quindi c'è la scelta anche di un allenamento faticoso, ma anche il piacere di fare qualcosa che ci corrisponde, che si è desiderato di fare. In un certo senso si potrebbe forse dire, non lo so, che è impossibile fare qualcosa se non... E ci si mette dentro la passione e quindi se non ci si crede, la fiducia è anche legata al fare le cose che facciamo con piacere, diceva lei adesso, al farci piacere le cose che facciamo. Io posso dire anche questo, è una mia convinzione, però ovviamente non è che è, diciamo, che ha un valore assoluto. Questa è No, ma una... il bello del nostro incontro è proprio ascoltare il punto di vista e l'esperienza personale, no? Poi ognuno ascoltando se la fa propria, ma quindi è bellissimo se lei ci parla della sua esperienza. Io personalmente ho sempre fatto questo sport ed ho corso con una passione talmente grande che, diciamo, mi è rimasta dentro ancora oggi, e posso veramente affermare che io ho fatto l'attività agonistica da professionista, quindi da atleta che si allena praticamente tutto il giorno e non può andare a lavorare, ma io l'ho fatto sempre non pensando ai soldi, che secondo me, e questo è il mio punto di vista, ripeto, se uno lavora pensando esclusivamente che deve guadagnare perché poi deve spendere, non funziona, secondo me. Cioè, il motore forte deve essere la passione. Mi piace quello che faccio. Poi, dopo, tutto quello che viene, se vengono i soldi, se viene il successo, sì, ma deve venire dopo. Non devo essere motivato da quello, perché, dato che ci sono molti ostacoli durante questo processo di evoluzione che ti porta a diventare un campione,
Se uno pensa soltanto ai soldi, finisce lì. È la passione che ti fa superare tutto. E io ritengo che il successo, che la fiducia in se stessi, che diciamo il risultato finale, che è quello che poi conta, perché uno passa attraverso questa grande passione, questo, diciamo, questo passaggio importante che è dentro noi stessi, non è fuori. Spesso io quando parlo anche con le persone, con gli atleti, e tanti che non hanno fiducia, tanti che non sono convinti, ma secondo me bisogna guardare alla fine, poi è perché guardano fuori. Secondo me bisogna guardare molto dentro di se stessi. Questa cosa la voglio fare a prescindere dal mondo esterno, dai detrattori, da quelli che anche a me è capitato tantissime volte di incontrare persone che non credevano in me, ma io ci credevo. Era questo che faceva la differenza. A me non interessava. Tu sei uno che sei fuori di me, se non ci credi è un problema tuo. Io ci credo e vado avanti e cercherò anzi di circondarmi di persone che ci credono e che mi aiutano in questo percorso, anche soltanto dal punto di vista di appoggio psicologico, che ti dicono continua così, non mollare, cioè non che devono fare chissà cosa. Però ecco, quindi secondo me per avere fiducia, per ottenere i risultati, e quindi fiducia, avere fiducia in se stessi significa avere fiducia nelle proprie capacità e quindi portare a casa il risultato dipende molto da quello che noi sentiamo dentro noi stessi. Quindi per me è sempre stato fondamentale, lo è anche adesso che io sono nel mondo del lavoro dove io devo motivare i miei atleti a comunque a tirare fuori il meglio di sé. Io vi aiuto, ma io vi dico sempre, io non sono dentro di voi. Io vi aiuto, ma voi dovete guardare dentro di voi, avere fiducia. Io faccio la mia parte, ma voi dovete fare la vostra. Quando andrete in Ecco, gara, voi sarete soli. voi in gara sarete soli e seguendo così la metafora, la vita in senso lato e la vita di lavoro è la gara, no? Quindi vorrei dire, seguendo quello che lei ci dice adesso, si può arrivare a dire, avvicini a dire che ognuno è il primo allenatore di se stesso. Cioè, poi lei diceva in gara alla fine si è soli, no? E la maratona poi è proprio un grande esempio di questo. In quelle 4 ore, Cosa scatta? cosa scatta, cosa, da soli, e lì non c'è l'allenatore, no? O Allora, comunque. diciamo che allora vado un pochino più nello specifico, Sì, ma non vado nel tecnicismo, è utile, ci spiego fa in maniera. piacere. Allora, diciamo che quando una persona inizia un percorso di allenamento, io alleno essenzialmente atleti amatori e l'atleta amatore è una persona che diciamo, si va ad allenare ritagliandosi il suo spazio. Spesso sono delle persone che lavorano tutto il giorno, fanno qualsiasi tipo di lavoro e poi si ritagliano il loro spazio perché comunque vogliono la loro piccola soddisfazione di portare a termine una maratona. Forse non lo sapete, ma la maratona, dato che è molto lunga, nello specifico è lunga 42 km e 195 metri, diciamo che è una gara molto difficile. E va preparata. Quindi queste persone cominciano ad allenarsi e mentre loro si allenano, io ovviamente, dato che loro non lo sanno, io gli devo insegnare proprio ad avere fiducia in se stessi e cercare, man mano che si va avanti nella preparazione, di acquisire quella capacità di ascoltarsi, in maniera che loro, appunto, diventano, come diceva lei, dopo diventano allenatori di se stessi quando stanno in gara, perché se loro capiscono quello che accade dentro di sé, anche le emozioni, le sensazioni, non solo quelle fisiche, ma anche quelle mentali, poi riescono a gestirsi perché una gara che è lunga 42 km veramente significa stare tanto tempo, fra virgolette, sul pezzo, quindi non bisogna distrarsi, bisogna ascoltarsi molto per, diciamo, condurre quella situazione al meglio. Ed arrivare al meglio al traguardo. E tra l'altro io dico anche dopo, tra l'altro,
tagliato il traguardo, le persone comunque devono stare bene, devono essere soddisfatte e non devono crollare al suolo, cioè devono essere talmente preparate, devono avere talmente la grande capacità di gestirsi che hanno percorso bene la maratona, i 42 km, hanno ottenuto il loro obiettivo, dopodiché possono godersela alla grande perché tagliato il traguardo vanno a festeggiare con gli amici, nei giorni successivi continueranno. In America si usa molto andare in giro con la medaglia al collo e tutti ti fanno i complimenti come se tu fossi un eroe perché sanno che la maratona è una gara molto difficile. E quindi, ecco, quindi uscirne anche bene. E Ecco. questo per dire che io, per esempio, quando andavo in gara, io facevo una preparazione pazzesca, veramente incredibile. In modo tale che quando io andavo in gara, io non mi preoccupavo di nessuno. Alla linea di partenza, anche se c'erano avversari più forti di me, io non ero preoccupata perché io sapevo quello che avevo fatto e sapevo che ci avrei provato fino alla fine. Quindi, quando io ho vinto nel 1998, ho vinto la maratona di New York, che è la maratona più conosciuta al mondo, io sulla linea di partenza avevo a fianco a me la primatista del mondo. Un atleta fortissima che aveva vinto tante gare, però io ero tranquillissima perché avevo la mia strategia, sapevo che mi ero preparata molto bene, ero molto molto motivata ed avevo la mia strategia di gara, perché comunque, diciamo, a certi livelli, diciamo assoluti, per ottenere grandi successi bisogna prepararsi a 360 gradi, quindi diciamo sapere che non devi sbagliare in certe occasioni. Devi gestire molto bene la situazione, devi ascoltarti molto, devi diciamo stare dentro la gara, dentro questo contenitore che è la gara, essere molto concentrati e non lasciare nulla al caso. Ecco perché comunque sono situazioni, quando sei a quei livelli, sono situazioni molto stressanti, anche il pre-gara è Certo. molto difficile da gestire perché alcuni atleti so che mi hanno raccontato, insomma, che la notte non riuscivano a dormire. Io invece avevo comunque, ero arrivata a un equilibrio dove riuscivo a dominare le emozioni, perché anche quello fa parte, diciamo, di un percorso di allenamento. Ecco, questo quindi, perché come si può fare, cosa ci può dire su questo? Appunto sull'ansia da prestazione, sul fatto di alla fine di sapere di essere abbastanza tranquilli, no? Di aver fatto il possibile per prepararsi, ma anche di alla fine accettare i propri limiti, i limiti del proprio corpo, i limiti della situazione. Non manca questo maestro, no? Ci parlava di saggezza, forse c'è anche in questo della saggezza di conoscere se stessi e di sapere cogliere il proprio limite, di sapere qual è la soglia della fatica, sapere cosa Esattamente. accettare. Sì, allora ognuno di noi deve avere una saggezza individuale e capire dove vuole, ma anche dove può arrivare, perché ovviamente abbiamo dei limiti, ognuno di noi ha i suoi. E comunque però cercare di tirare fuori il meglio di se stessi. Allora, l'ansia da prestazione. Qui bisogna aprire un pochino un discorso. Allora, lì di base c'è un discorso anche caratteriale, però bisogna essere onesti e dirlo, perché ovviamente ci sono persone più ansiose, ma quello è carattere, cioè diciamo fa parte del percorso di vita, anche dall'educazione, dal rapporto con i genitori. Quindi io, per esempio, i miei genitori mi hanno sempre dato fiducia, mi hanno sempre fatto fare quello che volevo nello sport, nello studio, io ho sempre veramente potuto scegliere. E poi anche, ovviamente, ognuno ha il suo approccio, anche quello, l'approccio proprio personale, individuale alle cose. E poi c'è l'aspetto, l'ansia da prestazione, comunque si può, se ci sono persone che sono più ansiose, si fa un lavoro anche mentale, perché ovviamente quello è un fattore mentale, cercare di far capire per quanto possibile, perché poi ripeto ci sono i limiti
personali, caratteriali, far capire per quanto possibile che nessuno sta lì a giudicarti, che tu devi solo dare il meglio di te stesso e ti devi confrontare con te stesso. Il confrontarsi con se stesso ci toglie tante ansie e tante paure, perché ognuno di noi sa chi è, o perlomeno io immagino che lo sappia, poi qualcuno magari si nasconde un po', però teoricamente ognuno di noi dovrebbe sapere con chi ha a che fare, ecco, quindi con se stesso, per cui poi relazionarsi serenamente e veramente accettare quello che viene. Io ho visto che i più grandi risultati vengono quando si è con la massima serenità. Io volevo aggiungere una cosa riguardo al discorso di prima, di quando ho vinto. Io quell'anno lì avevo vinto quasi tutto, nel senso avevo vinto Maratona di Roma, il campionato italiano. Poi ho avuto un momento di inceppamento ai campionati europei, dove sono arrivata quarta perché avevo avuto una influenza una settimana prima della gara e quindi io ero preparata, volevo, diciamo, andavo lì per provare a vincere la gara o perlomeno andare sul podio. Sono arrivata quarta, che in atletica leggera non è una brutta prestazione, però la chiamiamo la medaglia di legno, che è una medaglia a cui noi, diciamo, purtroppo diamo poco valore. Ecco, diciamo è un po' una mezza sconfitta. In realtà molte persone, ma come, sei arrivato quarto in un campionato europeo, comunque è andata bene, però poi noi alla fine, che magari puntavamo a vincere, non siamo contenti. Allora, io in quella occasione ho avuto la, per me era una legnata, quindi medaglia di legno, legnata. E sono andata alla Maratona di New York quell'anno, dopo 2 mesi, con una serenità tale perché ero stata talmente male dopo quella medaglia di legno, ma male a livello malessere psicologico, perché mi ero preparata tanto, ci tenevo tanto, che ho detto: no, ma non è possibile, non può essere così. E sono stata 2 o 3 giorni dove ho pensato molto, non ho dormito la notte rimuginando su questa medaglia di legno. E dopo 3 giorni mi sono autostressata, ho detto: no, ci devo dare un taglio, vado a New York e con la massima serenità e provo a vincere. Ci provo, se ci riesco, se non ci riesco, amen. Insomma, e veramente quando lo racconto, tanti non ci credono, ma io sono andata. È il mio giorno di grazia. Io quel giorno, e tra l'altro ho fatto il mio primato personale, che fu anche record italiano, ho fatto un grandissimo risultato anche dal punto di vista, diciamo, proprio del tempo, cronometrico, tecnico. Per cui ho avuto una giornata dove ho condotto tutta la gara con proprio con il sorriso dentro, con l'accettazione di tutto quello che poteva venire. Ecco, delle volte noi ci siamo lì a pensare prima, ah, chissà, devo fare questo, devo fare quello. No, devo niente. Io vado lì con la massima serenità e do il meglio di me stesso. Se il meglio di me stesso quel giorno significa vincere, bene. Se significa arrivare secondo o non arrivare per niente, va bene lo stesso. Cioè, è questo quello che quel giorno mi aiutò tantissimo. E Ecco, quindi. questo è molto interessante. Possiamo insistere un momento su questo? È anche un modo di avvicinarci alla nostra conclusione. Abbiamo ancora 2 minuti, no? Lo diciamo bene. Mi sembra già il risultato, ancora più del risultato della gara, ci sta dicendo in qualche modo, è aver raggiunto questo stato di grazia, cioè questa, diciamo, consapevolezza di se stessi, del proprio equilibrio, dell'aver fatto il possibile per ottenere anche il risultato formale della gara, ma il frutto dell'allenamento forse anche proprio aver raggiunto questo stato di grazia. Sì, beh, chiaramente bisogna impegnarsi tantissimo. Veramente non si può pensare che certi risultati a tutti i livelli e in tutti i settori della vita dell'essere umano si possano ottenere senza grande impegno, grande capacità. Poi è chiaro che questa è una.
È una cosa che a me mi hanno insegnato i miei genitori. Mio padre mi ha sempre detto che con il lavoro su se stesso e con il grande impegno si può arrivare. Magari si può arrivare anche un pochino più tardi rispetto a qualcuno che ha fatto il furbo, però si arriva. E questo è sempre stato un pilastro dentro di me che ancora mi porto dentro. Questa è una bella, è una bella cosa. E quindi lei anche diciamo nel suo essere atleta ha sempre ricordato questo insegnamento di suo babbo. Sì, sempre, sempre. Per me, diciamo, una quando incontro persone o persone nuove e le vedo, e quindi quando conosco altra gente e le vedo molto impegnate nel lavoro, che ci credono, e per me quello già è un fattore che mi fa avere una grande considerazione della persona. Perché, come diceva qualcuno, il lavoro nobilita l'uomo, ma non per un fattore economico, ma perché chi lavora comunque dà un valore anche a quello che fa, alla sua vita, al raggiungimento degli obiettivi, che sono del tutto personali, perché li raggiungo con la mia fatica, con il mio impegno. E è chiaro che in una società, se ognuno ragionasse, è chiaro che è un'utopia che tutti ragionino in questo modo, però se ognuno sarebbe la società perfetta, no? Dove ognuno fa il suo, dà il suo massimo nel suo ambito e poi tutto funziona, perché poi noi viviamo in una società dove siamo tutti un po' collegati, Sì. dove uno non si impegna significa che sta danneggiando qualcun altro, no? Ma anche nei lavori più umili, io dico sempre che in tutti i mestieri bisogna farli con estrema professionalità, qualsiasi tipo di mestiere, con estrema professionalità ed impegno. E solo così puoi essere sereno e soddisfatto alla fine della tua giornata. Questa è una mia convinzione, non so se è condivisibile, però io di questo sono convinta. Anche il soltanto, non lo so, fare, anche per una donna delle pulizie, per dire che magari viene considerato un lavoro, un po' meno. Alcuni lo considerano un po' meno importante, però secondo me se è fatto bene, se è fatto con professionalità, con impegno, perché non devo essere soddisfatto? Perché non mi devono portare rispetto? E io sono fermamente convinta di questo. Grazie, è un bel messaggio per concludere il nostro colloquio, per iniziare questa giornata di riflessione su questi argomenti. Certo, Molte anch'io grazie e a una prossima occasione. ringrazio. Ringrazio Franca per questo messaggio importante che ci ha dato, cioè ha detto si è sempre atleti, non solo mentre si corre. E questo è un messaggio importante perché anche traslato nel mondo aziendale, nel mondo professionale in cui siamo inseriti, insomma noi siamo quello che siamo sempre, non solo mentre siamo all'interno del nostro spazio di lavoro. E quindi insomma emerge il tema dell'autenticità che va messa in campo e naturalmente anche dell'impegno. Francesco Marini prima citava le 4 ore della maratona, mi sembra Due, giusto due. ricordare che Franca Bianconi ha corso la L'ho maratona presa. di Bari in 2 ore 25 minuti e 17 secondi, quindi importante sottolineare L'ho presa questa alla like. lontana. No, però no, io non mi So sono bene appena. che una maratona, se fatta decentemente da un vero atleta, sta sotto le 2 ore e 30, e Sì, noi sì. abbiamo qui un atleta. No, la nostra, l'atleta Però vero è no, Mario. volevo dire che ci sono molti atleti amatori che corrono in 4 ore, anche 4 ore e Sì, 30. ma l'ho Comunque detto sono soddisfatto. detto per quello, in Sì, senso generico, come rispetto a chi fa queste cose, perché parlavamo dell'ansia da prestazione, no? certo. No, ma lo avevo immaginato, infatti io Va quando bene, lei ha detto grazie. 4 ore, quando ha detto 4 ore ho pensato subito agli atleti amatori che comunque anche loro fanno tanta fatica, sono sempre 42 km, non c'è sconto per Moltissima, loro, moltissima eh? Sì. fatica, io non ci sono ancora riuscita, quindi l'allenamento è tanto davanti a me, quindi grazie, grazie Franca.